quest'anno, devo essere sincero, sono contento che ci siano le elezioni, perché così non avrò politici all'inaugurazione, perché per una questione di par condicio non verranno politici, perché insomma ci siamo proprio stancati, veramente stancati, sono anni e anni che le varie amministrazioni, non solo la mia, rivolgono richieste di finanziamenti a quell'area che, ripeto, non è un'area che fa parte solo del Comune di Cannes, è diventata un'area quasi regionale, provinciale. È una manifestazione questa che convoglie un elevato numero di persone e di espositori. Quindi penso che ci deve essere un'attenzione maggiore sia da parte della provincia sia da parte della regione. Io ho saputo che ci sono stati dei fondi attribuiti, assegnati per la mostra d'oltremare, quasi 90 milioni, non voglio sbagliare, o 9 milioni di euro, non mi ricordo bene, sono stati dei fondi assegnati, e in quei fondi una parte poteva anche essere assegnata alla fiera di Vendicano e alla fiera di Calitri. Apro una parentesi anche per la fiera di Calitri, che mi sembra anch'essa degna di attenzione, insomma, meritevole di attenzione. Quindi sarebbe stato più giusto un po' assegnare questi fondi anche all'area interna. Ma io già l'ho detto in presentazione, noi viviamo purtroppo un isolamento da parte di Napoli che è pauroso, e io mi auguro che adesso con la nuova istituzione, la provincia, che vede una consulta di sindaci, possono essere portate istanze più legate al territorio, anche delle aree interne, e possiamo anche farci valere maggiormente, farci sentire maggiormente, trovando quell'unità che probabilmente fino adesso è mancata. Nonostante la crisi che attanaglia il nostro paese, siamo riusciti a portare all'interno del quartiere fieristico oltre 300 espositori, quindi che con le loro idee, con i loro prodotti allestiranno la 37esima edizione della Fiera dei Campionati di Vendicano. Come ultima novità abbiamo il piacere di avere all'interno del quartiere fieristico il professor Vittorio Sgarbi, che presenterà il suo ultimo libro.